Del ragionamento con Maurizio Torreatta, siamo questo 92 che si apre appunto con la sentenza della Cassazione che giunge al termine di del percorso del maxi processo che era partito nell'86 grazie all'introduzione di quel reato che ricordavi tu prima, del reato di associazione di tipo mafioso. Diversi passaggi del processo, il 30 di gennaio viene pronunciata questa sentenza che di fatto certifica per la prima volta, abbiamo sentito prima, l'esistenza di Cosa Nostra. A marzo, 12 marzo, viene ucciso Salvo Lima, europarlamentare della Democrazia Cristiana, il 23 di maggio Falcone e il 19 luglio Borsellino via D'Amelio. Ci saranno poi anche altri fatti nell'autunno del 92, insomma, però questo 92 si presenta fin da gennaio come un 92 sicuramente caldo, un punto di svolta. Lo dicevi tu prima, queste novità anche di carattere legislativo, il reato appunto di associazione mafiosa, poi la costruzione con il concorso esterno, quindi con la possibilità di abbinare la norma del concorso anche a questo nuovo reato di associazione mafiosa. Cosa succede in quegli anni? Tu hai parlato prima di uno scontro che arriva su piani molto forti, tanto da portare alle bombe che vengono prima dirette all'indirizzo di magistrati e poi all'indirizzo del 93 di monumenti. Ecco, stiamo adesso su questo 92, inizia a raccontarci di questo 92. Io riprendo volentieri anche l'ipotesi che sia tutto cominciato nel 91, perché questa è un'ipotesi che stanno lavorando magistrati che lavorano sulla riapertura, perché grazie al cartello di Spatuzzi è stato riaperto anche l'indagine su Capaci e Cosa Nostra stava cercando di organizzare una struttura uguale alla alternativa contrapposta alla Procura Nazionale Antimafia, la super Cosa Nostra, la super cosa Sinacori. I fratelli Graviano, Mariano Agate, queste tre famiglie che poi sono state le tre famiglie che hanno dato la mano d'opera, che hanno fatto le stragi del 93, queste tre famiglie e Messina Denaro, perché Messina Denaro non viene mai citato, ma Messina Denaro è stato attivo ed è stato quello che ha governato dopo l'arresto di Graviano appunto la famiglia anche del Brancaccio. Queste tre famiglie erano quelle che decidevano immediatamente, erano quelle che dopo c'era la commissione che veniva riunita e poi ratificava, ma erano quelle che sostanzialmente costituivano il nucleo forte, quello su cui Rina contava. Bene, queste tre famiglie sembrano avere iniziato la campagna anche, come diceva giustamente Nando, prima dello stesso 91, cominciarono a uccidere, a liberarsi di tutti coloro che non erano d'accordo con questa strategia. E ci sono anche degli strani omicidi, degli strani contatti, c'è un omicidio che rimane ancora una volta un mistero, incomprensibile. Viene ucciso sempre in quel periodo Milazzo, un membro che non era d'accordo con l'inizio, con lo scontro duro e con lo Stato e la sua moglie incinta che aveva un telefono che apparteneva a un uomo dei servizi. E qui si aprono degli scenari strani, degli scenari incomprensibili, degli scenari molto complicati che io non posso e non voglio neanche approfondire. Ma la cosa che è più interessante è che l'omicidio di Falcone e di Borsellino inizialmente era stato pensato come un omicidio da fare con armi corte, con fucili, con pistole, ed erano già partiti questo gruppo di esecutori, ed era già a Roma e si stava muovendo e nei confronti di Martelli, che furono anche fermati nella via Appia Antica dove c'era la villa di Martelli, e nei confronti di Falcone non riuscirono mai a rintracciarlo, fecero confusione tra due ristoranti, uno si chiamava il ristorante La Carbonara e l'altro la Matriciana, e si confusero tra i due, non erano molto esperti di cucina romana, e lo cercarono da una parte o dall'altra. Poi improvvisamente arriva il controordine, tornati tutti, la cosa si fa, ma si fa in Sicilia e si fa con un botto grosso. Ed è questo che fa capire che c'è stata una decisione di passare a un livello terroristico puro.
cioè alla strage, all'inizio di una contrattazione durissima contro lo Stato, e non è verosimile che gli obiettivi di tutta questa sequenza terroristica, che poi quella del 93 sostanzialmente, appartengono a Cosa Nostra. Lo stesso processo di Via D'Amelio, questo purtroppo è un argomento difficilissimo da affrontare perché è una vergogna della storia della giustizia italiana. Il processo su Via D'Amelio, dopo 20 anni, è arrivato alla conclusione, e sono stati bravi i procuratori di Caltanissetta che hanno avuto questo coraggio, di riconoscere che il processo era falso, che sono stati tenuti in prigione 11 persone che erano innocenti, che non avevano partecipato alla strage di Via D'Amelio. Io ve lo ricordate questo paradosso, che c'era Scarantino, che è stato considerato uno degli autori, che continuava a rivendicare che aveva rubato lui la macchina, e dall'altro, di fronte a lui invece, Spatuzza, che diceva: va bene, se l'hai rubata tu, dimmi dove l'hai rubata, dimmi come erano messi i freni, dimmi dove l'hai portata a riparare i freni. E questo non sapeva assolutamente che cosa dire. E Scarantino disse: andate a vedere le ganasce dei freni, io ho rubato quella macchina, io l'ho portata a far riparare perché sono pazzo, sì, ma non tanto da girare con una macchina piena di esplosivo senza freni, per cui l'ho fatta riparare, c'ha le ganasce nuove, hanno ritrovato la carcassa della macchina che era stata tenuta come prova, hanno guardato dentro le ganasce erano assolutamente nuove, avranno fatto 3-4 km, non di più. E dunque lo stesso Scarantino ha ammesso di essere stato convinto a dire il falso da chi? Da Arnaldo La Barbera, il super poliziotto del gruppo che doveva indagare sulle stragi di Falcone e di Borsellino. E questo è una vergogna indicibile, che gli stessi poliziotti, Arnaldo La Barbera stesso, avesse partecipato a queste prove false. Poi l'indagine è andata avanti, ha scoperto come è riuscito a convincere Scarantino. Ormai c'è tutto un racconto che deve essere fatto, spero che riusciremo a fare, io ci ho provato con questo libro che dovrebbe uscire tra poco, di come si è riusciti a scoprire questa falsificazione e chi l'ha commessa. E ancora una volta uno non può credere che uno dei migliori poliziotti, Arnaldo La Barbera, è stato capo della Criminal Police, è stato capo della Volante a Palermo, insomma è un personaggio stimatissimo, abbia fatto questo per errore. È impensabile. E allora viene da domandarsi: ma qual è la posta in gioco? Perché cosa pensiamo davvero che Arnaldo La Barbera abbia fatto questo per trovare un colpevole ad ogni costo? Abbia falsificato, forse come spesso può succedere, che gli sbirri cercano di, con questa logica proprio da sbirro, di trovare delle prove che incastrino qualcuno, ma ci sono stati 3 stralci e 3 processi fatti da 3 corti diverse. Com'è possibile che si sia fatto un errore di questa gravità? E io non credo che sia possibile che sia stato un errore singolo, è stato un errore, non un errore, è stato un piano collettivo, si è voluto depistare l'inchiesta sulla morte del giudice Borsellino. Questo è il mio personale parere, e questo apre scenari complicati, molto complicati, perché ritorniamo a capire qual è la posta in gioco. Vale la pena di fare tutta questa operazione per nascondere le responsabilità? Di responsabilità di chi? Chi era responsabile della morte di Paolo Borsellino? E questo è uno dei veri misteri che ci portiamo dietro. Non sappiamo ancora chi è responsabile della morte di Paolo Borsellino. Il processo di Via D'Amelio è saltato, si riapre completamente. Si riapre completamente, sempre di più abbiamo personaggi di Cosa Nostra che dicono: quello è un vostro affare, non è un nostro affare. È sicuramente una difesa comoda a posteriori. L'avvocato di Rina dice che Rina afferma che è una cosa che non ci riguarda, che non mi riguarda, dice Tutorina. D'altra parte lui dice: io avevo il 41 bis ed ero in prigione, non potete addebitare a me che ero già in prigione nel 93, sono stato arrestato il 15 gennaio del 92, del 93, tutte le 3 stragi sono state fatte che io ero in prigione. La strage di Via D'Amelio, lui dice, non è stata fatta da me, come le altre successive.
Questo è un mistero che rimane enorme. Quello che ho cercato di fare in un lavoro che mi ha preso 6 mesi e che sta terminando adesso è invece capire successivamente la trattativa, che non è ipotetica, con la cosiddetta trattativa, non è un'ipotesi, è una, frutto di una sentenza di un processo che è stato fatto a 3 gradi diversi dal Tribunale di Firenze per la strage di via dei Gergofili. Quindi quando qualcuno scrive la cosiddetta trattativa, e ormai lo vedo scritto ovunque, anche dal Corriere della Sera, anche da bravissimi giornalisti come Bianconi, sbaglia, perché è una sentenza al terzo livello, è una sentenza definitiva, andata in giudicato, che riconosce l'esistenza di una trattativa tra i Ross e tra Ciancimino legato a Cosa Nostra. Io su questo arrivo dopo, anche utilizzo delle persone che ci stanno ascoltando cercando di comunicare anche un passaggio di questa sentenza, però ne approfitto di alcune cose che hai detto perché vorrei arrivarci per gradi, compreso anche l'ultimo lavoro che stai facendo, che stai ultimando. Il primo passaggio che faccio però mi riporta anche a alcune cose che dicevi prima. Tu hai scritto un libro su un ufficiale dei Carabinieri, appunto su Ultimo. Quell'ufficiale che ha arrestato, ha preso in consegna, adesso lo capiremo meglio, Rina il 15 gennaio del 93. Quando tu hai scritto quel libro, quell'ufficiale aveva nel suo cursus honorum ma anche la Domo Connection, che era un'inchiesta fatta qua in Lombardia con la Boccassini. La Boccassini che all'indomani delle stragi chiede di essere applicata alla procura di Caltanissetta. La Boccassini che andandosene da Caltanissetta scrive una relazione dove dice attenzione a quello che sta dicendo Scarantino, perché questo sta dicendo il falso sostanzialmente. No, ha detto attenzione ai metodi che state usando per fare gli interrogatori, che è diverso. Però la responsabilità non è di Scarantino, che faceva gli interrogatori. Quindi io vorrei che tu ci raccontassi anche di quando tu hai incontrato Ultimo, quando tu hai incontrato quello che ci puoi dire, ovviamente, perché le fonti vanno sempre conservate. Certo, no, ma io purtroppo l'ho persa, ma devo dirvi la verità. È stata una delusione enorme, perché era... Ultimo è un personaggio affascinante, è una persona che vuole essere l'ultimo. Lui si definisce ultimo perché dice chiunque cerca di fare carriera, di essere promosso, è costretto poi a subire tutti i ricatti dei propri capi. Io voglio solo fare il mio mestiere, che è catturare i mafiosi. Io voglio essere l'ultimo, lasciatemi in pace, lasciatemi fare il mio mestiere, e voglio lavorare con gli ultimi, con tutte le persone che sono state punite dall'arma perché facevano il loro mestiere seriamente. Ed era interessantissimo, aveva con sé un carabiniere ad esempio che era stato punito perché voleva catturare uno spacciatore di eroina davanti a una scuola, questo spacciatore spacciava sempre sotto un albero, lui ha dormito sopra l'albero dove spacciava, sotto il quale spacciava lo spacciatore, e gli è saltato addosso e l'ha arrestato. È stato giudicato un arresto assolutamente indecente, perché l'arma fa arresti in un altro modo, non facendo Tarzan dall'albero, e l'hanno punito. Ed era un personaggio straordinario, una persona che credeva nel mestiere che faceva, e così tutta la sua squadra era una squadra di persone serie. Il problema vero è che c'è tutta una parte che lui non mi ha raccontato, e che era un segreto ovviamente, e capisco anche che non me l'aveva raccontato, che riguardava i contatti col figlio di Ciancimino, la trattativa che c'è stata per Colonnello Mori e De Donno, il figlio di Ciancimino, e su questo lui non mi ha mai detto una parola. E poi c'è l'altro grande mistero, che è perché non hanno perquisito la casa, il covo. Io non uso covo, dico la casa dove si trovava Totorina. Il covo è pericoloso come termine, perché potrebbero dire il covo di Torre Alta o il covo, è meglio non dirlo, insomma, di Lorenzo, la casa di Salvatore Rino, così. No, perché mi sono reso conto che alla fine, e lo dico proprio con sincerità, dopo tutti questi 20 anni che sono occupato di questi argomenti, che alla fine la divisione tra i cattivi e i buoni è molto difficile da fare, e me ne sono reso conto dopo aver creduto che da una parte ci fossero i buoni e dall'altra parte i cattivi, e che talvolta i cattivi sanno e raccontano delle verità che i buoni non riusciranno mai a raccontare. Parlo di Spatuzza, della sua crisi religiosa, della sua conversione, di quello che ha raccontato su Via D'Amelio, che ha fatto crollare il processo, che aveva ragione Spatuzza nel suo racconto,
E quindi ho imparato da un giornalista americano che ogni volta che tutti parlavano di Joe the Butcher, Giovanni il macellaio, lui invece diceva il cognome, il nome e il cognome, e non ha mai appellato in maniera dispregiativa, lo chiamava per nome e cognome, il signor Taldetali. Ha ricevuto una lettera da questo signor Taldetali, da Joe the Butcher, dico io perché non mi ricordo come si chiama il cognome, e ha chiesto di incontrarlo e ha raccontato a lui tutto quello che non ha neanche raccontato alla polizia. Allora io credo che il giornalista abbia una grande possibilità, quello di essere disarmato, di non fare processi, di non fare arresti e quindi di garantire la correttezza. E quindi se uno tratta tutte le persone per quello che sono, anche se hanno fatto delle cose indicibili, li conosce, ci parla, ha la possibilità di capire molto di più tutto quanto, perché è molto facile dividere il mondo in bravi, buoni e cattivi, prendersela con i cattivi e osannare i buoni. È un po' più complicato, credetemi, un po' più complicato, se no non capiremmo cosa è successo in Via D'Amelio e non capiremmo un sacco di altre cose. Sulla trattativa adesso ci arriviamo, come abbiamo promesso. Ti terrei sempre su questo filo di ragionamento, perché ne hai già accennato parlando sia di Ultimo che di Contrada, la tua impressione, la tua esperienza rispetto a quello che sono gli apparati delle forze dell'ordine, perché ne hai parlato in un altro libro che si chiama Il Quarto Livello. Da quello che ci stai dicendo, sia in riferimento ai carabinieri, sia in riferimento a soggetti che gravitavano in altre forze dell'ordine, diventa difficile pensare che persone appunto come la Barbera, come Contrada, come Mori, si siano comportati in quel modo e non abbiano invece risposto a ordini che arrivavano dall'alto. Ecco, ci racconti anche del quarto livello che tu in qualche maniera hai cercato di tratteggiare e poi arriviamo alla trattativa. Sì, io sono arrivato a pensare che c'è una contraddizione in quello che avviene dentro le nostre istituzioni e ci sono uomini delle istituzioni che fanno la lotta contro Cosa Nostra, contro il crimine organizzato, e uomini delle istituzioni, e sono in ogni secondo della loro vita uomini delle istituzioni, che invece hanno un compito contrario, che è quello di impedire che queste persone vengano arrestate. Credo che faccia parte di una strategia di cui noi vediamo solo la punta dell'iceberg, che è quella di utilizzare probabilmente gli enormi capitali che queste persone producono per fare operazioni di grande respiro, che sono al di là della mia conoscenza, al di là della conoscenza di ciascuno di noi. Però questa contraddizione esiste e io ho difficoltà a pensare che Bruno Contrada sia soltanto corrotto o una persona che agiva da solo o una persona che era al soldo di Cosa Nostra. Lo escludo e la sua stessa storia lo dimostra. E Bruno Contrada è stato difeso all'ultimo, fino all'ultimo, da Parisi, il capo della polizia. Allora c'è qualche cos'altro che noi non conosciamo, c'è un'altra funzione di Bruno Contrada che non conosciamo. Bruno Contrada, lo ripeto, era capo gabinetto, cioè la posizione esecutiva più forte di tutto l'alto commissariato. E l'alto commissariato era pieno di gente che lavorava per i servizi e lavorava nell'alto commissariato come lotta a Cosa Nostra, alla mafia. Cosa significa questo? Che hanno preso Bruno Contrada, ma tutto l'ufficio faceva le stesse identiche cose che faceva Bruno Contrada. Questo è un dato di fatto. E sono convinto che questo è un problema serio. Bisogna avere il coraggio di capire questa contraddizione, però guardandola senza scegliere la parte, senza dire i politici sono buoni, le istituzioni sono buone, gli altri sono cattivi, o senza dire sono corrotti queste persone. No, c'è qualche cos'altro di più grave, ci saranno accordi internazionali, io non lo so che cosa sia, però so che c'è questa indicibile contraddizione. Arriviamo alla trattativa. Tu hai ricordato la sentenza della Corte d'Assise di Firenze sulle stragi del 93. Ecco alcuni passaggi per la comprensione di tutti. Allo Stato non vi è nulla che faccia supporre come non veritiere le dichiarazioni dei testi qualificati sopra, salvo alcune contraddizioni ravvisabili nel racconto. Non si comprende come sia potuto accadere che lo Stato, in ginocchio dal 1992, secondo le parole del generale Mori, si sia potuto presentare a Cosa Nostra per chiederne la resa. Non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa, non c'è presunta, si parla appunto di trattativa, sì. fino al
18-10 del 92 si sia trasformato dopo pochi giorni in confidente dei carabinieri. Non si comprende come il generale Mori e il capitano De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di showdown giunta, a quanto appare logico ritenere, addirittura in ritardo. Ugualmente, senza rilievo, è accertare quali fossero le finalità concrete che mossero un alto ufficiale dei ROS a cercare un contatto con Vito Ciancimino. Se cioè la finalità era quella di intavolare una vera e propria trattativa, ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all'attività investigativa. Questa differenza interesserà sicuramente chi dovrà esprimere un giudizio sugli uomini del ROS, e c'è in corso un processo, ma non chi, come questa Corte, dovrà esprimere un giudizio su chi stava dall'altra parte dell'iniziativa. Quello che conta è come apparve all'esterno e oggettivamente l'iniziativa del ROS e come la intesero gli uomini di Cosa Nostra. Quale influenza conseguentemente ebbe sulle determinazioni di costoro. Sotto questi aspetti vanno detto senz'altro anche alcune parole non equivoche. L'iniziativa del ROS, perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante, lo stesso comandante del reparto, aveva tutte le caratteristiche per apparire come una trattativa. L'effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggi alla organizzazione. Anch'io è esattamente questo, che la sua memoria, e la cito tutte le volte per dire che stiamo parlando di sentenze di processi sulle stragi che sono state andate in giudicato, sono sentenze definitive. E questo ci permette di essere tranquilli su questo, la trattativa c'è stata, e allora basta dire che è supposta. Adesso bisogna capire come si è sviluppata, e io sto cercando di studiare proprio questo, come si è sviluppata. E la cosa che ho scoperto è che la trattativa è diventata una sorta di fiume carsico, è scomparsa nel sottosuolo, è proseguita dentro le carceri ed è stata protetta questa volta con il ricorso al segreto di Stato, che prima non è stato mai utilizzato, quindi c'è una responsabilità dello Stato, c'è un'oggettiva funzione segreta indicibile dello Stato. Bene, è stato creato questo protocollo di accordo tra i nostri servizi e gli uomini che si occupano del TAP, cioè la direzione dell'amministrazione penitenziaria, per mantenere sotto segreto, cioè escludendo l'autorità giudiziaria, perché questa è la conseguenza, cioè tutte le notizie che il TAP riesce ad avere le passa ai servizi e viceversa, escludendone i terzi, cioè eliminando l'autorità giudiziaria dal controllo di chi si vuole pentire, ad esempio, o da quello che avviene dentro le carceri, e abbiamo scoperto, ma questa cosa è stata scoperta in maniera molto interessante. Nel 2006 un giovane giornalista del Manifesto ha pubblicato un articolo su alcuni documenti che era riuscito a ottenere sulle carceri, che facevano evidenziare che ci fosse un accordo segreto perché tutto quello che avveniva nelle carceri non fosse più comunicato all'autorità giudiziaria, cosa assolutamente illegale, e fosse centralizzato da un uomo della direzione dell'amministrazione penitenziaria e trasferito al SISD. Siamo arrivati a capire che proprio quando il generale Mori, che è stato tra gli autori della trattativa, è diventato il direttore del SISD allora, è nato questo protocollo per fare sommergere la trattativa, il 41 bis e tutti i trattamenti nei confronti dei carcerati all'interno di un segreto inviolabile. E adesso c'è un processo a Roma e credo che sarà interessante seguirlo, perché il processo è arrivato a un punto dove ci sarà uno scontro palese, e i magistrati hanno ottenuto tutte le informazioni per capire quello che era successo senza ricorrere al segreto di Stato, e quindi vogliono proseguire il processo. E siccome c'è il segreto di Stato, molti testi si rifiutano di rispondere, ma loro dicono andiamo avanti lo stesso, abbiamo abbastanza testi, che gli altri hanno raccontato le cose, per proseguire questo processo. Ed è molto simile dal punto di vista prettamente giuridico, quello che è avvenuto per il caso Abu Omar. Ci sono gli articoli nei giornali di oggi. Abu Omar è stato un sequestro illegale fatto nel territorio italiano per accordi misteriosi tra i segreti tra gli Stati Uniti e l'Italia,
negli Stati Uniti è possibile sequestrare le persone e quelle che si chiamano illegal condition, cioè sequestri illegali, e mentre in Italia è proibito sequestrare illegalmente una persona. Se c'è un reato che ha commesso deve essere giudicato dai magistrati. Ebbene, adesso la sentenza della Corte di Cassazione ha detto che è possibile che il processo venga rifatto e prosegua liberamente se tutti i dati che ha avuto non sono stati ottenuti da documenti sotto il segreto di Stato. Dunque, anche il processo, suppongo, ma poi vedremo cosa verrà deciso, anche il processo che viene fatto adesso per il cosiddetto protocollo farfalla, questo accordo segreto tra il SISDE e la direzione delle carceri, dovrebbe permettere che il processo vada avanti. Quindi la cosa estremamente interessante, parliamo di argomenti che ancora non sono conosciuti, sono anteprime su questo libro che vi sto annunciando, se non le capite non preoccupatevi, ho difficoltà anch'io stesso a capirle e ad affrontarle. Ma insomma ci sto lavorando e sono convinto che riuscirò a raccontarle nella maniera giusta. Quello che ci stai dicendo, insomma, è che negli anni successivi al 92 questa trattativa va avanti e prende delle forme anche istituzionali. Il protocollo farfalla di cui si sta parlando in questi ultimi mesi, che tu hai analizzato e approfondito per questo libro che uscirà prossimamente, dovrebbe essere la cornice di questa vicenda. Però non dimentichiamo che al momento, se queste sono notizie che tu ci dai in anteprima, sulle quali si sta ancora ragionando, sulle quali sono in corso, mi auguro, anche degli approfondimenti da parte dell'autorità giudiziaria, c'è una richiesta di processo a carico di 12 persone. Io vorrei soltanto leggere i cognomi, così come sono scritti nel provvedimento, perché capiamo di cosa stiamo parlando. L'ordine alfabetico è questo: Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni, Ciancimino Massimo, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mancino Nicola, Manino Calogero, Mori Mario, Provenzano Bernardo, Rina Salvatore, Subranni Antonio. Ci sono dei carabinieri, dei carabinieri politici, il ministro degli interni. Ma sentite solo l'intercettazione del presidente Mancino. Da una parte viene intercettato mentre dice: non lasciatemi solo, perché se vengo lasciato solo io poi racconto e chiamo di mezzo anche il Presidente della Repubblica. E poi dice ai giornalisti: mai sentito nominare la trattativa. È un po' un paradosso, sembra un po' una commedia degli equivoci, insomma. Ma io capisco che sia molto imbarazzante per un ministro degli interni essere chiamato in causa su questo argomento, ma se c'è stata la trattativa, che la si affronti, sono passati 20 anni. Chiami pure in causa il defunto presidente Scalfaro. Chiarezza su questo punto bisogna farla. Non si può pensare che noi lasciamo che il passaggio dalla prima alla seconda repubblica rimanga così oscuro, sia segnato da questa serie di stragi e da una trattativa segreta che tra l'altro coinvolge la sinistra della Democrazia Cristiana. Cioè, abbiamo scoperto che gli andreottiani erano collusi, però c'è la gara a essere colluso con Cosa Nostra. Quando cascano gli andreottiani si fa avanti la sinistra di C. Cerchiamo di capire cosa è successo. Se noi non siamo in grado di vedere con chiarezza la nostra storia, costi quel che costi, non saremo mai sicuri di vivere in un paese dove valga la pena di viverci, dove valga la pena di lavorarci, dove valga la pena di morirci. Perché se no tutti coloro che sono morti per questo paese fino ad oggi hanno buttato la loro vita in vano. Di questa settimana, cioè la Corte Costituzionale che giudica ammissibile il conflitto sollevato dal Quirinale. Tu dicevi: è verosimile che ci sia, non ci debba essere questa gara chi è più colluso per quanto riguarda un partito come quello della Democrazia Cristiana, ma qua i nomi che emergono riguardano anche altre formazioni politiche, riguardano anche altre persone, riguardano anche figure istituzionali di altissimo profilo a partire dal Capo dello Stato. Quel conflitto di attribuzioni sollevato davanti alla Corte Costituzionale non corre il rischio di mettere inevitabilmente comunque una zeppa sul lavoro dei magistrati?
Ma io veramente penso di no, io penso che se ammissibile è una decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità, quindi non sull'oggetto ma sull'ammissibilità, ci sarà la Corte Costituzionale che decide che possa esserci un conflitto tra la Procura di Palermo e il suo operato e la segretezza dell'operato del Presidente. Poi cosa deciderà? Vedremo, non sarà quello il punto. No, dicevo perché già adesso le polemiche hanno un livello tale per cui posso immaginarmi quando entreremo nel vivo. Sì, io penso però che rischiamo di perdere di vista qual è l'obiettivo. Aveva ragione Nando Dalla Chiesa prima quando diceva non andiamo a prendercela con gli uomini delle istituzioni. Ammettiamo che ci sia questa contraddizione in alcuni ruoli istituzionali che svolgono, ma non perdiamo di vista che c'è l'organizzazione criminale, che è quella e che è sempre più potente, che nei periodi di crisi come questa è sempre una tempesta perfetta. L'organizzazione criminale è piena di soldi, è piena di liquido, in un momento di mancanza di liquidità sono potentissime tutte le organizzazioni criminali, quindi non perdiamo di vista questo. Facciamo bene a rianalizzare la nostra storia, facciamo bene a fare chiarezza, bisogna farla fino in fondo, e quello che stanno facendo i magistrati, tutti i magistrati, sia quelli di Palermo che quelli di Caltanissetta che quelli di Firenze, è straordinaria. Hanno fatto delle sentenze, l'ultima è quella di Tagliavia per il processo sempre per la strage di Via dei Gergofili, sono 500 pagine che bisogna solo cercare di riassumere, ma sono piene di novità, piene di dettagli interessantissimi per chi si occupa di questi argomenti. Quindi non pensiamo adesso, purtroppo invece le pagine sono piene di provocazioni, la vogliono buttare in caciara, come si dice a Roma, no? Tiriamo in ballo tutti, quindi sono tutti innocenti. Tiriamo in ballo il Presidente della Repubblica, tiriamo in ballo il Ministro degli Interni, dunque se sono colpevoli tutti non è colpevole nessuno. Non è così. Cerchiamo di capire le differenze, facciamo questo lavoro che è importante fare. Io credo che comunque sono passati 20 anni, gran parte dei reati che possono essere ipotizzati come quello di falsa testimonianza sono prescritti, ma l'importante è capire cosa è successo e l'importante è anche capire questa doppiezza che le nostre istituzioni hanno avuto. Ormai io penso che la guerra fredda è finita, sono passati 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, è ora che ci liberiamo di questo peso, è ora che cominciamo a ragionare su tutti gli aspetti della nostra vita senza questa ipoteca della criminalità organizzata che può permettersi un livello di impunità tale da non rendere ancora efficiente e democratico il nostro paese. Basta, è ora di finirla, togliamo la protezione che è stata data a questo soggetto criminale, togliamo il potere che ha, perché è davvero ancora molto potente, magari la mafia non è più potente come allora, ma l'andrangheta e la camorra è incredibilmente potente in questo momento, e andiamo avanti, abbiamo tutte le condizioni per riuscire a farlo. Bene, io...